Buongiorno, io sono Adriano Zecchina, professore emerito dell'Università di Torino e membro di questa accademia, socio di questa accademia. Ho promosso con altri, ovviamente, questa iniziativa dedicata a droghe e farmaci proibiti, perché si tratta di un argomento di una grande valenza, di cui si parla moltissimo, sia a causa dell'influenza sui giovani, sia del fatto che c'è molto dibattito su alcune delle droghe. E quindi abbiamo pensato che forse fare un po' di luce su questo argomento molto moderno, ma anche molto antico, sia importante. Io sono, il primo conferenziere e ho pensato di fare un po' di storia delle molecole psicoattive che hanno accompagnato la storia dell'Homo sapiens fin dai primordi, sia in guerra che in pace. È una storia millenaria e che si perde assolutamente nel tempo. E io ho cercato di ripercorrere questi passaggi per mostrare come tra droghe o farmaci psicoattivi, storia dell'uomo, c'è un nesso indissolubile. Allora, proviamo a proiettarci nel passato. Voi ricordate o sapete sicuramente che noi abbiamo origine grosso modo dall'Africa centrale, non sappiamo quando, da 200-300 mila, e ci siamo spostati in tutte le direzioni. Abbiamo colonizzato la Siberia, dalla Siberia, inseguendo i Malmut, abbiamo attraversato lo stretto di Bering e abbiamo poi colonizzato l'America del Sud, perché l'abbiamo fatto? Esaurimento delle prede, ricerca di nuovi terreni di caccia, di pesca, anche spinti da glaciazioni, eventi climatici e così via. E lungo questa strada abbiamo sterminato un gran numero di animali, per esempio. Ci siamo inventati ovviamente dei potenti strumenti di guerra come queste lance e abbiamo sterminato per esempio i Mahmud. Ora, questo rapporto è un rapporto tra composti psicoattivi e Homo sapiens è assolutamente ininterrotto. Per quale motivo? Perché i composti psicoattivi servivano nei riti magici, per esempio per la caccia, per dare coraggio, tranquillità prima delle battaglie, per parlare con gli dèi, per relax, per divertimento. E durante i riti si potevano addirittura sacrificare sia animali che persone. Ora, qui a destra ho mostrato tre fasi. Vedete nel primo caso questo dipinto molto antico, sicuramente in cui vedete sono rappresentazioni di un rito propiziatorio per la caccia. Questo secondo più sotto è già una caccia di esseri umani, perché tra loro una battaglia tra esseri umani. Sotto vedete invece qui un rito per uccidere un agnello o cose di. Erano tutti accompagnati da uso di droghe e allucinogeni. E quali erano le fonti di allucinogeno? Funghi, e cactus, efedrina, segala cornuta nel primo tempo. Poi col passare, lo sviluppo dell'agricoltura, la mondializzazione, se vogliamo chiamarla, che avvenne molto tempo fa, alcol, hashish, oppio, caffeina, cocaina, nicotina, mandragola, senzio e così via. Ora vediamo quali erano i funghi allucinogeni. Per esempio, quasi tutti i funghi sono allucinogeni. Molto potente sono le amanite, che sono qui rappresentate, ma anche molti funghi che sono rappresentati qui sulla destra. C'è una traccia dell'uso di questi funghi, basta pensare ai funghi amanite, che erano anche amati dalle renne, furono la chiave che forniva l'impeto guerriero ai vichinghi. Ormai si sa benissimo, duravano molto, ma erano inarrestabili.
l'idea di, diciamo, misture a base di funghi, lo vedete in questo famoso, cos'è, disegno relativo ad Asterix, che tutti conoscono, no? Ma cactus allucinogeni, cioè allucinogeni c'erano anche nei cactus dell'America meridionale o centrale, e questo lo vedete, un'immagine di un cactus. Addirittura il cactus è rappresentato addirittura come simbolo simbolo messicano, e qui ho rappresentato, ma al limite interessa neanche tanto, la mescalina, che era la formula della mescalina, la formula del muscimolo, che erano l'uno muscimolo presente nella Amanita muscaria, la mescalina nei cactus. Furono usati non si sa l'origine, ma si va indietro di migliaia e migliaia di anni, e però il consumo di allucinogeni è cresciuto molto nell'ultimo secolo, specialmente negli USA. Per esempio, la Hippies Generation ha fatto un uso molto grande, che poi verrà soppiantato dalla LSD, che è una droga allucinogena di enorme potere. Un'altra droga molto diffusa, che noi conosciamo da tempo, è l'alcol etilico, che è un euforizzante, antiansia, socializzante. È una delle droghe più diffuse e antiche, almeno dal 10.000, da quando è nata l'agricoltura. Vino, birra, superalcolici, whisky, rum, brandy, grappa, gin, vodka, sake, eccetera, eccetera. Per esempio, testimonianze della coltivazione del vino sia presso gli Egizi, che qui vediamo per primo, oppure i Greci. Addirittura vedete qui una rappresentazione su un vaso greco. Durante la guerra di Troia, i troiani partirono per Troia, scusate, i Greci partirono per Troia con 100 navi, ma forse 10 o 15 erano piene di vino. Ecco qui il terzo. Vedete la conquista fatta dagli inglesi dell'India, si curava, faceva in modo che i soldati bevessero gin, all'interno del quale però mettevano un po' di chinino per combattere la malaria, e questo conferì quel colore, quel sapore un po' amaro al gin. Da lì è nato gin tonic. Ecco, qui abbiamo così una vignetta di come andavano i soldati francesi nella prima guerra mondiale. Il loro dio era una botte di non mi ricordo più quale vino, ma anche questo valeva anche per i nostri soldati nella prima guerra mondiale, insieme alla grappa, eccetera, eccetera. Questa foto qui invece riguarda la distribuzione del sake per i piloti giapponesi, i kamikaze, che andavano a schiantarsi contro le navi americane. In realtà sappiamo che non era sake solamente, ci ritorno poi. E l'ultima foto è una foto dei soldati russi nella seconda guerra mondiale, che bevono vodka. Loro andarono a vodka fondamentalmente. L'importanza di questa cultura è tale per cui abbiamo modificato il pianeta dal punto di vista. Pensate, non so, questa foto qui forse è presa dalle valli del Piemonte, lì verso Alba. Vedete che è tutta coltivata a vite, cioè è coltivata a una sostanza che effettivamente qualche effetto, diciamo, di psicoattivo ce l'ha, no? Allora, sulla cannabis parlerà più diffusamente a Pendino, nella seconda conferenza. La cannabis è un euforizzante, rilassante, tranquillante. Anche questa si perde nei tempi, è difficile stabilire quando hanno cominciato. È stata impiegata nelle varie guerre, però non è che conferisca uno spirito guerriero preciso alle persone che lo consumano. Ecco, vediamo qui una testimonianza di un egiziano in una tomba, un dipinto in una tomba egiziana, dove si vede un egiziano che fuma la cannabis. Oppure, facendo un salto di migliaia d'anni, vedete qui un soldato del Vietnam, soldato americano del Vietnam, che dopo
scampato pericolo, si fuma un cannone di una canna di cannabis. Tra l'altro era così diffusa che recentemente è stato trovato diciamo la mummia di una principessa, si chiama principessa tatuata di Ukok, che rimasta sepolta nel ghiaccio degli Altai in Siberia, che accanto alla sua mummia aveva un sacchetto di cannabis che l'avrebbe accompagnata per serenamente nell'aldilà. Naturalmente bisogna dire che l'abitudine di tutti gli uomini in tutti i tempi dello sviluppo di usare qualcosa che era psicoattivo, questo è un particolare, per esempio è mostrato da questa diapositiva che secondo me è bellissima, nel 1700 scoprono, si sviluppa la chimica e viene scoperta una molecola che è il gas esilarante, che è protossido d'azoto, N2O, si diffuse il suo uso. Serviva ovviamente per, come anestetico più che altro, però il suo uso esilarante era tale che subito si diffuse nei salotti inglesi, e qui c'è un dipinto, un disegno di un piccolo party a base di ecco, qui c'è lo strumento per provocare l'esalazione di prossimo d'azoto, e tutta la gente ballava. Quindi questo vi dimostra come qualunque oggetto psicoattivo che sia capitato per le mani dell'uomo è stato usato. Ed è una costante assoluta. Il tabacco è un altro stimolante, ricreativo, però induce insonnia e anche assuefazione. Ecco, ancora consumato almeno da 1 miliardo di persone. È originario dell'America Latina, qui c'è un bassorilievo che vi fa vedere come gli aztechi e i maya fumavano il tabacco con una strumentazione simile alla pipa. Poi il tabacco, il calumet della pace passò, il tabacco passò agli spagnoli e poi passò agli europei, e saltando di centinaia e centinaia d'anni, qui vediamo lo scambio di sigarette del Natale del 1917, credo, o 17, in cui cessarono di combattere e ci fu una specie di incontro tra soldati tedeschi e soldati inglesi. Cosa facevano? Si sono scambiati le sigarette. Ecco un esempio di fumatore. Churchill fumava 6-7 non toscani, ma insomma sigari al giorno, quindi era profondamente sotto un effetto di tabagismo, e quindi non riusciva a dormire, quindi la sera prendeva dei sonniferi e anche dell'alcol, no? Quindi era sotto controllo medico, e vedremo che questo è un fenomeno per tutti. Ok, e vedete che siamo già l'oppio. Ecco, l'oppio è un altro grandissimo, una grandissima droga, che l'oppio viene dal papavero da oppio, contiene morfina, ma anche papaverina e codeina, ma la morfina è la di cui c'è la formula lì vicino, è la componente maggiore, è una droga potente per calmare l'ansia e il dolore, ed è un sedativo insuperabile, e devo dire, potete immaginare per quanto è servito anche per far terminare la vita ai soldati che morivano in guerra, eccetera eccetera. Lo conoscevano già sumeri, cinesi, poi dal Medio Oriente è arrivato in Egitto, Grecia, Ippocrate ne parla, Roma, Galeno ne parla, e poi nell'Ottocento in Europa veniva chiamata medicina di Dio. È molto, molto richiesto sia in pace che in guerra, e quindi di alto valore economico. Diciamo, la sua diffusione è legata a moltissime guerre, per esempio 3 guerre dell'oppio in Cina, in cui gli inglesi imposero l'apertura dei porti e la vendita libera dell'oppio che proveniva dall'India, la guerra di secessione americana, che creò nei soldati americani per la prima volta la malattia del soldato, cioè creò una generazione di morfinomani che qui ebbero gravi problemi per disintossicarli.
delle guerre mondiali, sicuramente l'oppio o la morfina veniva usata per vari motivi, ovviamente, guerra cino-giapponese, la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, dell'Afghanistan e così via. E, per esempio, nella guerra di secessione americana, vedete qui in basso a destra delle bottiglie di laudano, che era una soluzione di oppio in alcol, mentre qui più sulla sinistra ci sono una classica fumeria cinese che ha preso il via dopo le guerre di secessione. Attualmente l'Afghanistan produce l'80% dell'oppio mondiale e con che è una ricchezza non indifferente. La coca, anche quello non sa stabilire quando sia stata scoperta, certamente dai popoli andini. Induce euforia, benessere, allerta, vigilanza, concentrazione, resistenza e condizioni ambientali, resistenza a condizioni ambientali di lavoro da assuefazione. Qui ho fatto una carrellata di disegni, alcuni sono disegni, altri sono foto. Per esempio, in quanto resistenti allo sforzo, gli indiani venivano utilizzati per portare gli spagnoli sulle spalle, per fare un esempio. Ma la coca era diffusa talmente che addirittura si creò un vino cosiddetto Mariani nell'Ottocento, che veniva servito anche ai papi, in cui si faceva un infuso di un vino tipo Bordeaux o altro di foglie di coca, e insomma un certo spirito lo dava. Nella prima guerra mondiale la coca fu il comburente, la benzina per tutti quelli che stavano, cioè pensate agli U-boat, per esempio, gli aerei, eccetera, eccetera, o anche i soldati, che quando uscivano dalle trincee o erano quasi ubriachi, o in alcuni casi prendevano un bel rum con dentro un pizzico di cocaina senza che loro lo sapessero. E per esempio, i piloti del B-52 per portarci alla guerra fredda, che stavano in volo per un enorme numero di ore, facevano uso, sotto controllo medico naturalmente, di cocaina. Ovviamente la cocaina, siccome dà vigilanza, resistenza, eccetera, è perfetta per la competizione sociale in una società come competitiva come la nostra, quindi sarà difficile sfruttare la cocaina, e naturalmente in guerra. E siccome è un eccitante, deve essere poi seguita da farmaci rilassanti, per esempio hashish, barbiturici, oppio. Molti politici come Hitler, Mussolini hanno fatto uso, ma in realtà cito solo questi due, ma in realtà è molto molto più diffusa il consumo di cocaina di quanto non appaia. Comunque su questo ci sono dei libri. Ho caffè, tè, mate che contengono caffeina e cacao che contiene teobromina. Anche queste sono antichissime. Non si può dire che siano delle droghe, nel senso che una sua fazione completa non la danno, se non a dosi micidiali. È una molecola stimolante, la caffeina, che è la più consumata nel mondo. Oramai non se ne può fare a meno, sia sotto forma di caffè che sotto forma di tè. Qui ci sono dei disegni, delle rappresentazioni. Questa, il caffè è di origine etiope, araba, Yemen, eccetera. Questo è un disegno che ha a che fare con questa origine. Qui abbiamo un disegno che fa vedere la preparazione del tè da parte dei cinesi. Questa è una preparazione dei popoli andini del mate. E questa qui è una rappresentazione del frutto del cacao antico a livello di Azzechi. Come potete notare, anche queste sono... la coltivazione di questa droga, chiamiamola droga, farmaco psicoattivo, è talmente grande da aver modificato i panorami del mondo. Se uno va a vedere come sono le colline
coltivate in Indonesia e così via, sia a tè che a caffè, si rende conto di questo fatto. La caffeina è quella che sta più importante, la teobromina è molto simile, ma è un po' più debole ed è anche mette più di buon umore rispetto a quanto non faccia il caffè. E adesso arriviamo ci avviciniamo ai tempi nostri con le anfetamine. Le anfetamine che sono prevalentemente droghe sintetiche, psicostimolanti. Ora, in realtà le abbiamo create quasi tutti noi, ma però la natura una l'aveva creata, che è la prima, l'efedrina, che sta dentro di una pianta che si chiama Ephedra sinica. I cinesi la conoscevano, poi cinesi e giapponesi, e poi viene capita, portata negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti crearono l'anfetamina per primo, che è questa qui, seconda molecola, i tedeschi la metanfetamina, e poi da lì la fenetillina, cosiddetta il Captagon, tutta una serie di anfetamine, che quelli che vengono, si dice, usate dai terroristi, no? Ecco, qui sotto vedete che sicuramente gli atleti greci facevano uso di efedrina, e non solo, perché non crediate mica che il dopaggio per le corse sia nato nel 1900, no, assolutamente. Anzi, l'anfetamina, si sa ora che l'anfetamina viene usata dagli atleti americani nelle Olimpiadi del 1936. Comunque, l'anfetamina fu la droga americana per i soldati. Qui ho messo i soldati in uno sbarco in una delle isole del Pacifico, e la metanfetamina in realtà fu la droga dei kamikaze. I kamikaze ne facevano un ampio uso, e non si sa tanto bene se nell'ultimo goccio di sakè che gli veniva dato anche non ci fosse anche una dose di metanfetamina. Ovviamente la metanfetamina si chiamò Pervitin, fu la droga dei tedeschi, i carristi tedeschi che nelle avanzate verso la Russia dovevano guidare nelle guerre lampo a lungo. E la fenilina, il Captagon, si ritiene che sia la droga dei terroristi della Jihad o roba del genere. Queste qui sono solo un piccolo campionario di tutte le molecole che stiamo facendo, e un numero sempre crescente e di prestazioni sempre più raffinate. Devo tornare un momento sugli allucinogeni. Gli allucinogeni sono importanti perché ci portano ad una classe di droghe con la quale avremo a che fare molto. Vi ricordo che, c'è un uso noto di allucinogeni in quello che si chiamano i misteri eleusini, che venivano fatti su un'isola Eleusi nell'antica Grecia, e vi partecipavano solo persone importanti che venivano apposta. E ingerivano una bevanda detta Kikeon, che in realtà era derivata dalla segala cornuta. Lo vedete qui in questo disegno, benissimo che questo personaggio tiene in mano delle spighe di segala. Cicerone ne parla, ma non solo lui, lo esprime molto bene, dice: siamo stati portati fuori dal nostro mondo di vivere, barbaro e selvaggio, e istruiti e raffinati ad uno stato di civiltà sostanzialmente superiore. Se non è, è un'allucinazione, chiaramente, benevola, se vogliamo, no? Tutti i funghi sono allucinogeni, più o meno, ma il salto di qualità è stato fatto nel 1938 da Hoffman, che ha pubblicato un libro di cui vedete qui, questo è Hoffman, questa è l'LSD, e questo è il libro tradotto in italiano che si chiama Il mio bambino difficile, che
è stato studiatissimo, perché il numero di effetti che dà sul cervello è assolutamente straordinario. E adesso sta tornando di moda, perché si sa benissimo che microdosi di LSD vengono ormai usati per aumentare la capacità cognitive, creative e creative in competizione con gli antidepressivi. Questo, per esempio, nella famosa Silicon Valley è usato largamente, in essendo una zona terribilmente competitiva, dove si sviluppano un grandissimo numero di innovazioni, si usa LSD in piccole dosi. Altri psicofarmaci, adesso abbiamo parlato quasi sempre di adesso bisogna parlare di altri psicofarmaci di sintesi ad uso curativo, sviluppati nel XX, XXI, e ne cito solo alcuni che si sono assolutamente familiari. Li portiamo in tutte le farmacie, ce lo ordina il medico: barbiturici, tranquillanti ipnotici, sedativi moderni, antidepressivi o pillole della felicità, Prozac, Xeropin, paroxetina, antipsicotici che curano molte malattie della psiche. E io devo dire che nel 1964 ero, insomma, relativamente un giovanotto, sapevo quasi niente di tutte queste cose. Uscì allora, ma voi l'avete sicuramente visto, un film chiamato Il Dottor Stranamore, di Stanley Kubrick, in cui c'è un pilota di bombardieri B-52 che poi porterà la bomba atomica scappando sulla Russia, e lì parla del suo kit di sopravvivenza. Il kit di sopravvivenza era così congegnato: antibiotici, morfina, vitamine, pillole della felicità, ipnotici e sedativi. Questo nel 64, io non sapevo minimamente che esistevano le pillole della felicità. Il Prozac o roba del genere sono noti in Italia relativamente da poco tempo, insomma, no? Quindi vedete come è, naturalmente, tutto questo, queste innovazioni farmacologiche, sono state, da una parte hanno fatto per certi versi capire come comunicano fra di loro i neuroni, non dico che sia stato, e a sua volta sono servite a progettarne di nuovi, più efficienti, insomma, in una connessione che è assolutamente tipica del mondo moderno. E io direi, come conclusione, direi che ho cercato di far vedere queste cose, e voi capite che le droghe, le sostanze che aumentano le nostre capacità o ci portano in mondi strani, sono i composti, e hanno sempre accompagnato l'Homo sapiens, fin dai primordi. Io non credo che sia realmente possibile fare una storia del genere umano senza considerare questo aspetto. Se voi credete che di poter fare, per esempio, la guerra del 15-18, dove sono morti, quanti sono? 600.000 persone, ma erano largamente ubriachi quando andavano all'assalto con la baionetta, sapendo che praticamente non ci lasciavano la pelle, ma questo era per tutti. Nella società moderna, poi, che è sempre più competitiva, i composti psicoattivi sono divenuti diffusi, e nulla fa pensare che ci sia una diminuzione per il futuro. E non solo, ma c'è un altro problema: il confine tra droghe vere e proprie e psicofarmaci si va attenuando. Che si fa di fronte a una situazione di questo genere? Di fronte a una situazione di questo genere c'è un solo antidoto: saperle, conoscerle, conoscere gli aspetti chimici, gli aspetti biochimici, neurologici e la storia. Non tutte fanno male, studiare. Vi ringrazio.